Piazza della Cittadinanza del problema dell'insegnamento. Probabilmente la gente non si rende conto della situazione in cui stiamo vivendo. 30 giorni di un mese, 31, 22 sforamenti, vuol dire che praticamente per tutto il mese di gennaio e come stiamo cominciando a febbraio, noi respiriamo dell'aria irrespirabile e questo è veramente indegno che non ci si muova esclusivamente da applicare dei protocolli d'intesa che abbiamo visto che non sono in grado di poter risolvere minimamente la situazione di emergenza, perché qui è la situazione di emergenza. Poi invece bisognerebbe risolvere i problemi per quel che riguarda strutturalmente la situazione. E pensiamo ai parcheggi scambiatori che nel PUNS ci sono, ma sono previsti per i prossimi 10 anni o cose di questo genere. Pensiamo al problema della logistica, di tutto quello che comporta un aumento dell'inquinamento a tutti i livelli. Quindi noi diciamo, con questo vogliamo dire basta, perché l'inquinamento uccide, non si può non fare niente. Prima di tutto i problemi dei parcheggi scambiatori all'esterno vanno fatti da subito, lasciare le macchine fuori dalla città, altrimenti non è possibile fare dei parcheggi magari di 200 posti come in Piazza Cittadella all'interno della città. Quando purtroppo ci si arriva a questa situazione, allora è necessario assolutamente che si applichino delle misure ben più drastiche, come noi diciamo, può essere il discorso anche relativo alla chiusura dei mezzi, alle macchine, alle auto e anche le industrie inquinanti che sono a dei livelli, sono qui a 300 metri dal centro storico, pensiamo ai cementifici, pensiamo agli inceneritori, pensiamo a queste cose. Bisogna porsi il problema, se la salute dei cittadini è un bene irrinunciabile e prioritario, agiamo di conseguenza. Il sindaco ha l'incombenza di tutelare la salute dei cittadini, il primo compito, agiamo di conseguenza. Che fanno male a tutti, ma soprattutto le persone più deboli, indifese.